oggi parte Future Forum 2014 su quello che è il filone che abbraccia tutte le tematiche che riguardano il nostro territorio, quindi i nuovi scenari non solo nell'economia ma le città, i centri storici, il welfare, il tema del lavoro, quindi a 360 gradi. Sarà un percorso molto innovativo, molto interessante, quasi un centinaio di incontri fra Udine e Napoli. Voglio ricordare che Napoli è un nostro partner in questa edizione, dove attraverso soprattutto quelle che sono le espressioni locali, le università, le associazioni culturali, soprattutto le associazioni di categoria, ma in particolare i nostri partner internazionali, voglio ricordare l'OCSE, voglio ricordare l'Institute for the Future di Copenaghen e di Houston, andremo a parlare di quelli che sono gli scenari che, volente o nolente, dovremo anche adottare nella nostra regione. Il Future Forum presenta approfondimenti sui temi del lavoro, l'alimentazione, la mappa del DNA, che cosa ci sta svelando, che cosa ci permette di comprendere, ma anche l'inclusione, le comunità che vivono nelle nostre città, oltre a determinare una società che ormai è interculturale, che cosa possono rappresentare per l'economia di quelle città. Il turismo, il 9% della popolazione mondiale viaggerà già dai prossimi anni e il nostro paese sta scendendo nelle classifiche di frequentazione turistica. Cosa deve fare il Friuli su questo? Cosa deve fare il paese? Gli esperti dall'OCSE, Copenhagen Institute for Future Studies, dal Centro per il Futuro di Houston, economie che in qualche modo rappresentano delle potenzialità per questa economia in un lavoro di promozione che cerca di offrirsi come strumento per l'impresa, per la società e per il mondo della formazione. Non un forum inteso come rassegna, ma un forum che propone strumenti da utilizzare.